Ben ritrovati a tutti amici appassionati di biliardo, eccoci qui a questa nuova avventura annata 2015-2016, siamo al Bar Leon, ex bar, e abbiamo qui subito Barbara, eccola qua, la titolare del bar, alla quale naturalmente è giusto chiedere. Buonasera. Insomma, Leon Bar. L'ho già detto, come mai è stato cambiato il nome, Barbara, vieni? È cambiato perché Leon Bar è più giovanile. È più giovanile. Barcollo, sì. Ci dà la figura insomma di chi Barcollo. No, ma era bello anche Barcollo, però Leon Bar è più giovanile. Va bene, allora. Poi è il nome di mio figlio, ecco. Leonardo, benissimo. Leon Bar. Benissimo, grazie Barbara. Allora, subito un derby a questa prima di campionato, il Leon Bar squadra 1 che è la nostra, Leon Bar squadra 2 che è quella dei nostri avversari. Visto che sono ormai pronti per cominciare la partita, andiamo a seguirla assieme. E in questo primo incontro vedete i primi due singolaristi per il Leon Bar squadra 1, la nostra squadra. C'è schierato uno dei giovani, Gino Ferlendis, di categoria B, opposto ad Aldo Carrara, anche lui di categoria B. Allora, subito una precisazione, praticamente il campionato quest'anno viene suddiviso come l'anno scorso, del resto però l'anno scorso in categoria A, B e A e categoria BC, quest'anno invece sono soltanto due le categorie A e categoria B. Noi facciamo parte naturalmente della squadra categoria B perché abbiamo soltanto due giocatori, e di questi due giocatori per ogni partita ne può giocare soltanto uno nella categoria appartenente alla categoria B, mentre per quanto riguarda i giocatori del Leon Bar squadra 2 hanno ben 4-5 giocatori nella loro rosa, vale a dire Aldo Carrara, poi ci sarà Lucio Gritti, Vincenzo Carrara, Giorgio Pelliccioli, Antonio Breda, che sono tutti di categoria B, e poi invece Alberto Teopani e Luciano Pezzotta, che sono di categoria C, assieme a Fabrizio Cortinovis, che però questa sera non giocherà perché è l'ottavo uomo. Ebbene, dunque, naturalmente noi dovremmo, e qui uso il condizionale, fare il campionato, fare la partita, insomma tutte queste partite saranno 38-19, anzi 36 perché sono 18 squadre, 18 nel girone di andata, 18 nel girone di ritorno, e dovremmo fare un campionato per conto nostro, nel senso che dovremmo cercare di arrivare fra le prime, mi pare, 7 squadre che appartengono appunto alla categoria B. Naturalmente alla categoria categoria B, ma che sono poi squadre di categoria A appartenenti al girone A, al gruppo A, mentre noi siamo del gruppo B. Insomma, ha fatto un po' di confusione, ma naturalmente vi spiegherò cammin facendo su quello che in particolare succede e soprattutto quello che si potrà sviluppare per quanto riguarda, come vi dicevo, per quanto riguarda questo campionato 2015-2016 amatoriale, provinciale amatoriale, appunto di biliardo specialità boccette. A quota 60 e eventualmente 4 punti per chi può arrivare a quota 120, per la prima squadra che arriva a 120, ammesso che abbia conquistato i 2 punti anche essendo prima a 60, e naturalmente, come vi dicevo, anche lì qualche discussione è stata aperta su questo, perché a mio modo di vedere forse era meglio premiare addirittura il punteggio pieno alla squadra che arrivava, dicevo, a quota 120, però insomma tutto sommato non cambia molto. Intanto Gino Ferlendis ha ottenuto i suoi primi 3 più 3, 6 punti, è stato sfortunato nella bocciata al pallino, molto dolce, del resto questo ve lo ricordo, insomma è un giocatore che per il passato, quando io ero ragazzino, lui forse aveva più o meno la mia età, forse qualche anno in più, adesso poi andrò a sincerarmi, era un grande giocatore, uno dei migliori nel panorama boccettistico bergamasco.
e naturalmente proprio questo, attenzione, intanto gran bel retro a tre sponde, forse leggermente corta, ottiene però i due punti, sale a quota 8, il birillo non ci sta. Allora, praticamente questa è un'altra regola che è cambiata, quando si ottengono dei punti con il retro, con il calcio, come si dovrebbe dire in italiano, noi usiamo un termine quasi bergamasco, praticamente i punti vengono aumentati di uno. Ho capito, benissimo, ecco queste regole che sono per la prima volta state inserite. Ogni birillo che si abbatte contano i due punti più uno. Perciò se avesse ottenuto quattro punti non sarebbero stati cinque, bensì sei. E dunque si vuol premiare anche questo tipo di gioco che sicuramente è anche molto bello. Bene, ci sono queste piccole regole, ci sono queste cose che sicuramente possono essere interessanti, dicevamo, mentre Califfo, come tutti ormai da tutti conosciuto, va un tentativo di accosto, forse leggermente lungo. Io poi vi ricordo che in questa seconda partita sarà in campo, per quanto riguarda la nostra coppia del Leon Bar, la squadra numero uno. Anche quest'anno, a proposito, ci sono ben quattro squadre del nostro Bar. Intanto tiene un 1 più 1 Aldo Carrara, sale a quota 14, 14 a 9 il punteggio. E dicevo, per quanto riguarda la nostra squadra, la seconda, una gara a coppie, vedrà in coppia Nello Vismara e Angelo Algeri, opposti ad Alberto Teopani e Luciano Pezzotta. Nella terza partita individuale, anche questa, sarà la volta del sottoscritto che se la deve vedere contro Lucio Gritti, categoria B, dunque partita certamente in salita per il sottoscritto. Intanto Aldo pasticcia un pochettino con questo tiro, sicuramente non dei migliori, che non passerà negli annali della storia del biliardo, però non beve, non succede niente. E allora vado avanti con la disamina per quanto riguarda la quarta e ultima partita, dove i fratelli Claudio e Ezio Foresti se la vedranno contro Vincenzo Carrara e Giorgio Pelliccioli, tutti e due di categoria B, mentre i fratelli Foresti sono di categoria C. Insomma, più o meno ho detto tutto, anche se poi c'è ancora qualche novità per quanto riguarda il regolamento, novità particolare che man mano si presenterà, diciamo così, lo sviluppo del gioco vi racconterò e vi preciserò. Tanto Carrara va a un bellissimo accosto, pallino è sull'orlo della buca. Gioca sostenuto Califfo, vediamo, e gioca bene con l'intento di mandare il pallino in buca, e invece il pallino non va nella buca e resta il punto a favore di Aldo Carrara. Comunque la partita è molto bella, vi ricordo, noi abbiamo due giocatori di categoria B, il primo è appunto Gino Ferlendis, il secondo invece è Fiorenzo Gandossi. Però essendo noi una squadra di categoria del girone, del gruppo B per meglio dire, praticamente non possiamo schierarne due, e proprio non potendo schierare due giocatori in una sola serata, pertanto uno dei due, o Gino Ferlendis o Fiorenzo Gandossi, dovrà, come si dice, accomodarsi in panchina. Bene, ho detto, raccontato tutto, adesso vediamo questa giocata, c'è la possibilità dell'accosto e del punto per Gino Ferlendis, che come vedete gioca, come si suol dire, alla vecchia maniera, forse leggermente, no, arriva, grande punto ancora da parte del nostro portacolori Califfo, e sale a quota 11 a 14 il parziale.
Si va dunque ai 70 punti, vediamo ancora un bel tiro da parte del nostro portacolori. Questa settimana la nostra squadra gioca ancora con le maglie tradizionali che già vestivamo l'anno scorso, invece dalla settimana prossima i nostri sponsor, i Fratelli Foresti, che vi ricordo anche quest'anno sponsorizzano la nostra squadra, ci forniranno delle nuove magliette, un colore molto vivace, appassionante, anche se vogliamo un colore che sicuramente è accattivante anche per quanto riguarda il pubblico femminile, che vedrà, oltre al colore viola, se vogliamo anche un po' ambiguo, che vestono gli amici del Leon Bar 2, certamente invece per noi il colore che abbiamo scelto sarà molto più vivace, spiccante e accattivante, se vogliamo. Bene, mi stanno suggerendo gli amici del Leon Bar, perché dobbiamo dire che questa è la prima partita del campionato, ma è anche il primo derby. Si gioca, noi stiamo giocando praticamente fuori casa, anche se poi questo sarà il nostro biliardo, perché la bravissima Barbara anche quest'anno è riuscita a costruire la bellezza di quattro squadre, come del resto era anche l'anno scorso quando c'era il Bar Barcollo, e dunque sicuramente il fatto di avere quattro squadre comporta diversi incontri di un certo interesse, soprattutto diversi derby giocati proprio sul biliardo amico. 4 punti intanto per Aldo Carrara, che sale a quota 18-13 il punteggio, tutto sommato sempre con questa velatura di equilibrio. Va a forzare un po' il tiro questa volta Carrara, però non porta nulla, forse i due di buca non arrivano. Diamo l'accosto del nostro Gino Ferlendis. Normalmente Gino Ferlendis gioca la gara, la sua partita individualmente o in coppia, può giocare anche in coppia, anzi lui per la verità preferisce, visto che è tantissimo tempo anche lui che non gioca più a biliardo, insomma gli interessi poi quando si sale con gli anni magari vengono meno per questo gioco, che può essere definito giovanile ma che poi alla fin fine può essere giocato a qualsiasi età, e dicevo lui preferisce giocare individualmente, però non disdegna la giocata in coppia, ma questa sera, anche perché ha impegni di ospiti a casa, allora gioca la prima partita e poi ci lascerà subito, perché come dicevamo sicuramente a casa lo attende una serata con i fiocchi, soprattutto una serata con buon cibo, buon vino e tanta tanta compagnia, glielo auguriamo veramente. Dopo tanto tempo, io mi ricordo tanti anni fa di aver giocato con questo signore tre o quattro partite, non molte per la verità, perché lui ha sempre giocato, è sempre stato di livello superiore rispetto al sottoscritto, e mi ricordo di aver giocato tre o quattro partite, forse cinque, però non mi ricordo di averne mai vinta neanche una. Era uno dei giocatori temibili, se vogliamo, per quanto riguarda il tappeto verde, quando sicuramente 30 anni fa il biliardo era puro e mero divertimento per tanti di noi. Intanto è arrivato anche Nello Vismara, che giocherà in coppia, e questa è un po' una novità, con Angelo Algeri. Un Nello Vismara, tanto tiene rosso il punto, bene, due punti per
il nostro compagno di squadra, sale a quota 15 e dicevo, è una novità il fatto di vedere in coppia i due nostri portacolori, Nello e Angelo, che questa sera dovranno esprimere contro un fortissimo giocatore come Alberto Teopani, che per la verità anche lui insomma ha giocato bene quando era ragazzo, adesso sicuramente la sua attività l'ha distolto un po' da quelle che erano le grandi partite di quando era giovane, però lui è un bravissimo meccanico, la sua attività a Nembro, e dobbiamo dire che, come spesso capita insomma tanti di noi, il rapporto con il biliardo diventa puro e mero divertimento. Vabbè, comunque ci si prova, ci si diverte, si trova fra amici, anche perché poi fra tutti noi c'è sempre un grande rispetto, e dunque questo che importa è quello che poi alla fin fine ci fa capire di essere soltanto, lo dobbiamo dire, salvo qualche caso eccezionale, ma credo che nel nostro campionato provinciale amatoriale non ce ne siano, essere soltanto appassionati, diciamo così, innamorati insomma del nostro gioco. In effetti credo che nessuno a questi livelli, forse ecco, qualcheduno magari con qualche numero in più, qualcheduno con qualche numero in meno, però dobbiamo dire che nessuno ha mai fatto attenzione la giocata da parte del nostro Val, tentativo del secondo accosto, però non vuol vendere il punto Ferlendis, e dunque si accontenta del punticino che lo porta a quota 19-22. Intanto ci ha raggiunto anche Alberto Teopani. Non c'eri quando ho dipinto, diciamo, il tuo passato boccettistico, insomma, tutto sommato siamo qui ancora, vuol dire che dai, stiamo andando bene, diciamo così, che tutto sommato insomma poi non è un gioco che ti fa impazzire, che ti fa innamorare, però ti consente quantomeno di uscire di casa una sera alla settimana. Esatto, passare la serata con gli amici non ha eguali, e per di più se poi vinci anche la partita, tanto di guadagnato. Ecco, anche se poi si perde, insomma, pazienza, non credo sì. non ci sia nessun dramma, no? No, assolutamente no, la base è divertirsi, poi quello, il risultato finale... Può interessare anche relativamente. È vero, hai ragione. Io ho dipinto il tuo lavoro, diciamo così, perlomeno ero rimasto a questo, ma credo che sia ancora il tuo lavoro, quello di meccanico. Esatto. Sì. Sta andando bene? Sì, per il momento non manca, il lavoro c'è in questi momenti, è già una fortuna. Indubbiamente. E poi, insomma, chi vince, vinca il migliore, come esatto, si dice. Esatto, come si vuol dire, vinca il migliore, ma fondamentalmente siamo tutti amici. La base è divertirsi. Bravissimo Alberto. Naturalmente poi ti vedrò all'opera fra poco, al termine di questa partita, in coppia con Luciano Pezzotta. Com'è questo Luciano Pezzotta? Non me lo ricordo io. È un po' il classico cavallo pazzo, però... se riesco a dargli un po' di pallini, diciamo, da tirare, questo alla fine mi soddisfa. Benissimo, insomma, pertanto tu farai il puntista. Esatto, lui è il tiratore, lui è quello che colpisce. Se riesco a dargli un po' di munizioni, questo i centri li fa. Il tuo compito è quello di alzargli il pallino, insomma, che poi è fondamentale in questo gioco, lo sappiamo benissimo. Grazie Alberto, e naturalmente buona partita per dopo. Adesso vediamo Gino che cosa potrà fare. Non è una bella situazione, vediamo. Non è assolutamente facile, gioca leggermente sostenuto, credo che cerchi il rimpallo col pallino che potrebbe schizzare, infatti eccolo là, potrebbe schizzare sulla rossa là in angolo, infatti così avviene. Anche questa è una, diciamo, una giocata interessantissima da parte del nostro portacolori, insomma credo che sicuramente l'avrete capito, questa mi sembra un pochettino stretta Aldo, vediamo, però forse scende giusta, ha ragione, bravo Aldo, giocata bene, 1-2, pertanto 24-23 a favore del nostro rivale Aldo Carrara. Lui è un giocatore molto tranquillo, pacioso, ha un gran bel braccio sicuramente, però
anche appunto si difende bene, di categoria B, è un ragazzotto, non andiamo a sviscerare quanti anni ha, però sicuramente se li porta bene, e vedete che è bravo anche ad colpire, ha già ottenuto un bel filotto alla prima bocciata, qui ottiene altri due punti, si porta a quota 26, mentre vi ricordo che il nostro Gino Ferlendis alla prima bocciata del pallino è passato in mezzo al castello, dunque un po' di, diciamo così, di sfortuna che comunque ci può stare. E vedete anche in questa occasione, da buon giocatore, soprattutto di grande esperienza, non va ad accostare troppo la propria boccia Gino al pallino per evitare che potrebbero portare altri punticini. Adesso, attenzione, vediamo cosa studia. Credo che vada a tirare il retro, No, va a cercare soltanto di allargare il gioco, cerca di pizzicare il pallino, mi sembra forse leggermente, infatti leggermente corta la giocata, bellissima da parte di Gino Ferlendis. E rientriamo con il commento e soprattutto con la partita, il punteggio di 62-45, però il nostro giocatore è in difficoltà, lascia ampio margine per una giocata di 10 punti ad Aldo Carrara che riuscendo a piazzarle tutte lì potrebbe chiudere l'incontro e portarsi dunque a casa i primi due punti. La prima è una buona giocata, lo spazio c'è e dunque ci avviciniamo a quelli che possono essere i 10 punti di colore che potrebbero sancire la vittoria di Aldo Carrara. E giustamente Gino Ferlendis lascia, stringe la mano all'avversario che vince, dunque conquista i primi due punti, 70-45 a favore di Aldo Carrara. Peccato perché la partita è stata bella fino al, diciamo, al primo quarto della stessa, poi Aldo Carrara ha dato un'impronta diversa e è riuscito a staccare l'avversario che ha sempre dovuto inseguire. Dunque primi due punti alla formazione del Bar Leon 2. Fra poco la cronaca della seconda partita. Attenzione, inizia la seconda partita e subito il giocatore Luciano Pezzotta, che giocherà in coppia per il Leon Bar 2 con Alberto Teopani che abbiamo sentito prima, trova subito la via del filotto, dunque parte con il botto la formazione più titolata delle quattro del Leon Bar. Buon accosto da parte di Algeri, questa potrebbe essere credo una delle partite più aperte di questa serata. Vi ricordo che Leon Bar 2 ha tutti i giocatori di categoria B tranne questi due signori che stiamo vedendo all'opera, e dunque sulla carta sicuramente sono più, diciamo, più titolati a vincere questa partita. Nello Vismara che va
all'accosto. Questa è una partita abbastanza, oserei dire, abbordabile per i nostri due giocatori, quantomeno sono tutti e due della stessa, tutti e quattro della stessa categoria, tutti DC, dunque tutto sommato qualche spiraglio in più per la nostra coppia c'è. Chiaro che è la, credo, la prima volta che giocano in coppia Vismara e Algeri, mentre se non ricordo male nella passata stagione già qualche partita l'hanno disputata assieme la passata stagione. 8-2 intanto, 1-1, e sarà Vismara, anzi no, cambiamo strategia, e Algeri che va alla battuta. Alla bocciata, per meglio dire, del pallino, colpisce anche abbastanza bene. Potrebbe trovare i due punti sulla sua strada e invece no. E intanto ci ha raggiunto Aldo Carrara, che intanto cerca l'accosto, stavo dicendo, ci ha raggiunto Aldo Carrara, che ha appena vinto la sua partita contro Califfo, Gino Ferlendis. È stata molto combattuta Aldo nelle battute iniziali, poi un paio di giocate tue molto buone. Devo dire che hai giocato bene comunque tutta la partita, eh? Ma sì, devo dire che pur essendo la prima partita, diciamo che sono riuscito a interpretarla al meglio. Poi siamo stati lì fino sul 30, a metà, eccetera, poi un paio di tiri ben assestati mi ha dato il vantaggio, che poi mi ha consentito poi di stringere il tutto, e vabbè, è andata anche relativamente bene. Certo. Comunque abbiamo giocato tutti e due bene sicuramente. Sì, no. Lui, Gino Ferlendis, ha fatto la sua onesta partita, anche lui è tanto tempo che non gioca più, però chiaramente si è visto in lui la tempra, diciamo, del buon ex giocatore, eh? Assolutamente sì, esperienza, per cui visione di gioco, non ha sbagliato nulla a livello di giocate, di gioco. È stato anche abbastanza, diciamo così, vicino negli accosti, diciamo che abbiamo trovato forse una mia giornata tra le più felici, di conseguenza vabbè, il risultato è stato questo, però è sicuramente un avversario da temere. Indubbiamente vittoria meritata, nessuno può disquisire su questo, anche se poi lui con un paio di giocate ha tentato di riportarsi sotto, poi però ti ha lasciato i 10 di colore in maniera un po' maldestra, dobbiamo dire, nell'ultima giocata, ma ormai la partita lì forse era già fatta. Sì, beh, diciamo che ha questo svantaggio di circa di quasi 30 punti, è chiaro che lui tenta tutto per tutto, ha fatto poi un retro di 8-3-11 che l'ha portato ulteriormente sotto, non è riuscito ad approfittarne e a proseguire nel suo recupero, sono riuscito quantomeno a rimanere nella calma e aspettare che fosse lui a sbagliare, infatti poi alla fine mi ha lasciato giù gli 8 di colore, il gioco è fatto. Bravissimo, intanto Pezzotta continua ancora a bocciare come lui sa fare, passa vicino al castello, ottiene altri due punticini, sale a quota 12, 12-2 il parziale, e adesso credo che bisogna soprattutto cercare di tenere appunto gli avversari da parte della coppia del Bar Leon
squadra numero uno. E poi io nel commentare la partita mi sono permesso di dire che da quando sei in pensione, insomma, giochi spesso e sovente, anche se non è assolutamente vero, lo sappiamo. Allora, diciamo che è una pensione nominativa, nel senso che comunque sto lavorando ancora e purtroppo, comunque per scelta sicuramente, ancora non riesco a essere in pensione completamente. Mi limito a giocare qui nella gara di campionato anche gli anni scorsi e per ora riesco a fare questo. Per quello che poi riesco anche a non essere costante. Oggi è andata bene, non so, sarà stata la prima, sarà stato il biliardo nuovo, sarà stata, che ne so, San Pancrazio, che ne so, qualcuno, però vabbè. No. Anche il fatto che arriviamo da un periodo di riposo, insomma. Beh, anche quello sicuramente ha la sua valenza, ci mancherebbe. Però vabbè, diciamo che sono riuscito a esprimermi al meglio e devo dire che se dovessi giocare sempre così, ditemi dove devo firmare che... E io ci sto, insomma, ecco. E bravo il nostro Aldo, sicuramente hai diciamo così centrato quello che è l'obiettivo, la vittoria, bel gioco, ma soprattutto poi, perché questo lo dobbiamo ribadire, anche un bel divertimento, che è poi quello che cerchiamo. Io l'ho sempre detto, per me, ma credo anche per tanta gente qui, me lo confermava prima anche Alberto, è un modo come un altro per uscire di casa, passare una bella serata fra amici. Ma sicuramente sì, è un togliere un attimino i pensieri del lavoro, dei problemi di casa, eccetera, si riesce quantomeno a distrarsi un attimo. Poi è anche vero che tutto quello che hai durante la giornata a volte te lo trascini sulla partita, però insomma fa parte della vita. L'importante è ogni tanto avere ancora la possibilità di ritrovarci tutti assieme e sorridere anche di sconfitte, anche di giornate non proprio per la quale, insomma, il senso è questo. Sicuramente non lo facciamo per il lato economico, questo poco ma sicuro. Se no saremo tutti a casa a vederci la televisione e consumare, che so io, 30 centesimi di corrente. Asilo politico alla merca. Benissimo, grazie Aldo. Adesso rientriamo in cronaca, noi ne approfittiamo doverosamente, dobbiamo essere imparziali, anche se il mio cuore tifa per i colori azzurri, concedetemi blé scuro, del resto i nostri sponsor hanno anche queste esigenze, allora dobbiamo per forza essere così. Tanto non riesce Nello a proporre, a toccare forse come voleva la boccia avversaria, lascia il punto alla coppia composta da Teopani Pezzotta con lo stesso Luciano che va alla bocciata. Passa largo questa volta il suo tiro, dunque si riparte con la giocata in fondo al biliardo. Chiaro che, come abbiamo detto, noi non possiamo fare il conto e soprattutto tenere il passo dei giocatori del Leon Bar squadra 2, perché loro puntano in alto per quanto riguarda la classifica del gruppo A, girone A se vogliamo, gruppo A per meglio dire, mentre noi ci dovremo accontentare di lottare, come del resto abbiamo fatto, nel gruppo B e cercare di arrivare primi, credo, delle sette squadre del girone B, mi pare siano sette squadre del girone B e 12 del girone A. Tenta una giocata di fino Alberto Teopani, Teopanino per dirlo in rima, questa volta invece migliore sicuramente, però le ha giocate tutte la squadra nostra avversaria. Vediamo, lì bisogna giocare sostenuto, vediamo cosa decide di fare Algeri, se colpisce bene, bravo Algerino, Algerino nel senso che è un diminutivo del cognome Algeri, non è che sia un algerino di nascita, però riesce ad ottenere, credo il punto l'abbia ottenuto, mentre il fruttivendolo di Seriate, Nello
Wismara. Vice Rosso, Lucio Gritti. Vediamo cosa tenta Angelo Algeri. È un buon tocco, forse un po' troppo largo, però l'intenzione c'era. Anche la forza era giusta. Lasciala pure larga, che del danno non ne fai mai. Credo che non sia male, assolutamente, potrebbe essere il 2-2. 2-4, chiedo scusa. Siamo a quota 6, 6-14 il parziale. Bravo il nostro Angelo che riaggiusta il punteggio, siamo in perfetta parità, 14 pari, un colpo da maestro. Dicevo, anche lui tutto abbronzato, appena ripreso il suo lavoro dopo un mesetto circa di vacanze in Sardegna. Anche qui, dai, ha aperto il gioco, anche se forse il punto resta bianco, anzi senza il forse, però ha allargato il gioco. Pallo comunque favorisce Pezzotta, sono due boccette di vantaggio ai nostri avversari. Intanto lascia sul tappeto due punti ai rossi Alberto Teopani, sale a quota 4, 2 più 2, 4 perché è andata in buca la giocata, e sale a quota 18. Thank you.
Due punti intanto alla formazione del Bar Leon 1, comunque siamo più o meno in parità, 18-16. Hanno guadagnato la boccetta di vantaggio i nostri avversari. Ed ecco la parità, 18 pari. E avete visto intanto apparire in video anche la giovane Francesca. Andiamo a cogliere anche in questa immagine. Per la verità dovremmo ricordare che qui vicino a noi c'è anche la signora Anita, che per tanti anni ci ha allietato con la sua presenza, la sua capacità e anche il suo sorriso, che pensate che quando venivamo a giocare che c'era lei, stavamo qua 3-4 ore, andavamo a casa con il sorriso radioso, gaudiente e soprattutto, diciamo così, anche ecco, con qualche... con qualche calicetto in più. E adesso lo ritroviamo qua, bella riposata, dopo 2 mesi e mezzo di Tenerife. Complimenti. Gioca bene Alberto, gran bel punto, nulla da dire. Adesso vediamo Algeri, non mi sembra male il suo accosto. Costringe forse la giocata a tre sponde Alberto Teopani con l'intenzione di alzare il pallino, però può essere pericoloso, perché poi se riesce ad alzarlo, però adesso attenzione perché stringendo bene bene Vismara sul pallino, esatto, ah no, ce l'ha ancora Algeri, l'ultima boccetta. È difficile però, è sotto braccio così. Forse sì. Vabbè, fatto comunque una giocata giusta, siamo di nuovo in parità, 20 pari.
Attenzione perché esce un filottino un pochettino strano, no, solo due punti. Lavora un po' il ganascino. ...20-22 il parziale. Fa scivolare la rossa dietro al pallino, invece non passa. E adesso attenzione, bisogna coprire, evitare qualsiasi problema. Hai giocato una candelina storta oppure due sponde stretto, questa sinceramente mi è sfuggita, però forse ha chiuso la strada agli avversari, credo che vogliano semplicemente giocare l'accosto. Vediamo, vuol tentare di alzare la rossa pezzotta, poi invece si decide per l'accosto a punto. Beh, è chiaro che devono cercare di gestire almeno questo punticino. Ci potrebbe stare anche Angeli lì in mezzo, dargli un po' di sponda, sì, è buona, buona, bella accosto, chiude ogni varco. Credo che non possano sperare in... vediamo. Si discute la strategia sindacale. Va all'attacco Luciano. Ehi, ci va bene. Adesso bisogna, da parte di Alberto Teopani, bisogna fare una bella giocata per cogliere il punto. È come sistemare una valvola nel motore di una Ferrari, vediamo. Ma le hanno le valvole le Ferrari? No, dovrebbe essere tutto iniezione ormai. Grazie Aldo per la precisazione. Comunque Alberto Teopani riesce a ottenere il punticino che voleva. 48-65. È ancora largo il tiro dallo spadaccino. Pensate che Luciano Pezzotta, quando era giovane, lo chiamavano l'Aramis di Nembro. Vediamo cosa vuol tentare qui. Tenta la spondina, il pallino va in buca, riesce a ottenere il punto. Però una mocetta di vantaggio ce l'hanno i nostri compagni di squadra, che possono gestire questa situazione volta ad ottenere la battuta del pallino. Bravo. Bisogna soltanto pizzicarlo e farla scappare via. Se colpisce bene lo fa, bravissimo, grande giocata, non c'è da pretendere molto. Giocano l'ultima, attenzione perché può essere anche pericolosa, perché se non la vede
Vediamo di chi è il punto, credo sia ancora rosso, vediamo. 1-2, no, perciò era bianco. 67-48, la giocata può essere di quelle importanti. Wismara all'attacco. E attenzione, uno scarabocchio di quelli che sicuramente fanno la fortuna di coloro che, e forse la differenza di coloro che azzardano. E dunque andiamo a vincere questa seconda partita per 70-48. Te piace che dure tre. Bravo, bravo. No, è tanto. Signore e signori, buonasera. E qui si invertono le parti. Vediamo il presentatore che gioca e il giocatore che presenta. Vediamo un po' come va a finire. Finalmente ogni tanto anche Nori si riesce a soddisfare le proprie passioni e a fare qualche partita. Quest'anno poi ne farà, penso, diverse, anche perché sono solo 7 giocatori la squadra, per cui sarà chiamato spesso, ritengo, a partecipare direttamente agli incontri. Un avversario Lucio Gritti, categoria B, parte con handicap di 4 punti, che sommati ai 4 punti della seconda frazione sono meno 8. Ed ecco la giocata del nostro bravo presentatore, che è un tiro abbastanza allegro, si mette in condizioni ottimali. Gritti. Non riesce a mandarla in buca, però conquista l'accosto e che mette in difficoltà l'avversario con la sua stessa biglia, poi sulla buca. Vediamo un po' cosa decide di fare. Capita quasi direi l'inevitabile, regalando 2 punti di vita all'avversario, e Norris dovrà decidere cosa fare. Tenta rimessa, coglie 2 punti in terra, 4 punti per i rossi. Mm.
Bel tiro di Filotto di Norris. 8 punti di pallina, complimenti. Anche se a mio avviso continua a fischiettare e lascia trasparire una certa emozione comunque. Però direi che per ora si sta difendendo più che decorosamente. Non riesce a scaricare la bianca, rimane sempre bianca appunto, dovrà correre ai ripari. Bel retro, benissimo, 4-2-6 punti per i rossi ancora, molto bene. Beh, non dimentichiamo comunque che Norris, il nostro bravo presentatore, ai suoi tempi era un giocatore di tutto rispetto, direi tra i migliori. Poi un po' il fisico, un po' gli impegni di lavoro, insomma, hanno portato a decadere un po' in questo senso, però insomma c'è ancora un buon occhio e una buona visione di gioco. Errore di Gritti, che riesce solo a spostare la rossa e non a scaricarla a suo vantaggio. Un punto bianco, 2 punti per i bianchi. Niente da segnalare su questo tiro, sicuramente Gritti dalla parte sua una grande calma, una grande pazienza di gioco. Vedremo quanto poi Norris riuscirà a non farsi condizionare da questo e a stringere gli accosti. Sembra buono, infatti prende il punto. Bella giocata, tentando di scaricare il pallino, invece riesce a cambiare la bianca. Comunque, come si diceva prima, sempre una buona visione di gioco da parte di Norris, non si è dimenticato del tutto come si fa. Questa risulta corta, nulla da fare. E adesso attenzione perché c'è il rischio degli 8 di colore, 10 punti di colore. Più calibrata questa, vediamo. Beh, non impossibile, ma sicuramente non facile. Non va per il sottile Norris, giustamente gli è rimasta dentro la bianca.
prova a scaricare la mezza, non riesce e non riesce a fare neanche il punto, rimane bianco purtroppo, due punti bianchi. Bel tiro di Gritti che prende solo l'omino di coda, per cui solo due punti. Bel tiro, ma senza cuore, come si dice. Beh, c'è da dire che Norris non va tanto di sottile di precisione, però sta tenendo un atteggiamento punto più che dignitoso, anzi, certo ce la dovrà mettere tutta con Gritti, questa sembra un po' lunga, però è lunga, vediamo. Rosso. Ecco che ci riprova. Beh, questa è sicuramente migliore. Mette una situazione un po' difficile per Norris. Comunque si può notare come Norris non vada tanto per la precisione, per il sottile, cerchi un attimino di forzare gli accosti, perché probabilmente, insomma, non si sente così sicuro nell'accosto di precisione, ma preferisce scaricare o la biglia o il pallino a proprio favore, diventa sicuramente meno impegnativo. Visto ormai tanti anni che non gioca, e questa rimane corta oltre che stretta, per cui rimane rosso il punto. Accosta di precisione bellissima. Vediamo cosa vorrà tentare gli otto di colore, per nulla facili, però neanche impossibile. Sempre sostenuto, la vedo un po' stretta, niente da fare. E rimangono due bianchi in terra, 2-4 punti di bianco, 4-22. Fare per Gritti, tiro sterile. Questa diciamo che è stata lanciata senza troppa convinzione da parte di Norris. Bisogna tener conto della rilevanza di fare un bel punto, anche il primo punto, per mettere in difficoltà l'avversario.
però indipendentemente da questo Gritti cade nel tranello della buca di mezzo e non riesce a stringere di più. Questa è sicuramente migliore. Beh, diciamo che tutto sommato non gli è andata male. Punto rosso. Ecco che prova Gritti di precisione, sembra un po' alta, bravo. Fa il punto ma si mette in una situazione da poter andare in buca. Vediamo, Norris ci prova. Ci prova. E... capisce se è rosso o bianco, però lui proverà ancora a mandarla in buca. Certo, deve essere un po' più deciso. Ecco, così sicuramente c'è la forza giusta. Accidenti, prende il punto rosso comunque. Direi che insomma la fortuna in questi minuti gioca dalla parte delle rosse. Vabbè, ci sta anche nel gioco. Altri due punti, 24-4 al tiro Norris, nulla di fatto anche per lui. Ora Gritti tenta di accostare al meglio, l'importanza del primo accosto. Beh, non mi sembra irresistibile, c'è spazio per tutti. E anche Lorenzo, un bellissimo accosto, attaccata dritta, dovrà sicuramente rompere prendendola a metà. Vediamo se è sufficiente. Sì, e si va all'accosto ancora. Vediamo Norris, questa giocato un po' di carambola, per cui non riesce a stringere a dovere. Adesso sarà importante per Gritti riuscire a metterglielo in mezzo tra piglia e pallino. Mi sembra perfetta. Sì. Ci prova Norris, ci prova. Una biglia di precisione. Vediamo un po'. Bravo, bravo. Una delle poche biglie giocate di precisione, è andata a buon fine. C'è la possibilità anche dei 10 di colore, prendendo abbastanza forte la rossa di prima, dovrebbe saltar via, eccolo lì, rimpallato, vediamo un po'. La notte di
un punto a Bianco, due punti, 4-2-6, 6-24 per i rossi. Niente neanche questo tiro, diciamo che lasciano a desiderare i tiri di pallino. La partita prettamente giocata a punto, partita come si suol dire lenta. Leggermente lunga, lascia spazio Norris. Buono l'accosto, prende. Sul pallino. Vediamo se prende o meno. Decidono per il rosso, d'accordo i giocatori. C'è da aver vergogna a misurare, vediamo un po'. Norris adesso direbbe di sicuro il pallino è blu. Dichiarato rosso. Che si abbandona. Questo bianco grande, questo bianco grande. 2 4 2 bianchi, 4 punti ai bianchi, 10 a 24. Costa anche gli 8 di pallino, a volte perdere il punto in terra lo paghi caro, sia per i punti all'avversario sia per i punti che poi può fare a tirare, come in questo caso. 8 4 12 punti in due giocate. Vabbè, si riparte a costo di Norris. Buono, molto buono. Non dovrà andare per i sottili e gritti. Ha sfinato il pallino e l'ha riposizionato ancora da quelle parti. Ai, dovrà ancora tentare di portarla via quella rossa, se no rischia di mettersi nei guai. Con gli otto di colore, ecco che ci prova. Va via, sì.
Bello la Costa di Noris. Vediamo un po' se tocca il pallino, come lo tocca, bello, molto bello. Sicuramente uno la utilizzerà per allargare, eccolo lì, e la sbaglia di netto, e qui, ancora, farà ancora la stessa giocata, magari se non così forte, ma... Questa è già più, prende due punti rossi probabilmente. Vediamo. Due rossi, quattro punti rossi, 28-18. Al tiro il nostro bravo presentatore. Bello il tiro, paga poco, ma bello, due punti. Anzi, più che presentatore dovremmo definirlo commentatore sportivo. Non vorrei mai che si offendesse dopo aver raggiunto questa qualifica di commentatore. Ottimo l'accosto, rimane comunque spazio, vediamo un po'. Noris, la tinta di prima forte, se la prende mezza, preso. Chi è rimasto bianco? E tenterà anche gli otto di colore. Tenta gli otto di colore, la rovescia dall'altra parte, forse perde anche il punto, uno rosso, accidenti. Nel momento più bello viene meno. Ai, 57-53, gravissimo errore di Gritti. Non risale il tiro. Niente da fare. Non vogliono abbattere Birilli. Bello la Costa dei Gritti.
dovrà sicuramente allargare, per cui un po' più forte, un po' sotto, troppo corta. Bello l'accosto, bravo, bravo. Di precisione, uno dei pochi accosti di precisione di Norris, che tende sempre invece ad allargare. Buono anche l'appoggio di Gritti, e qui si mette male per Norris. Vediamo un po' se riesce a limitare i danni. Sembra di sì, ce la fa, bello, prende il punto e adesso tenterà di scaricare la rossa di retro per gli 8 di colori. Eccola lì, bello, però gliene casca una, gli va fuori una, gliene è uscita una degli 8 di colori. Proverà ad alzare il pallino ancora un po', vediamo se ci sono gli spazi sufficienti, ma ci dovrebbe stare. Non rischia e si accontenta dei 3-6. 3-6 e va a 59, è un punto dalla prima frazione, che aggiudica poi due punti nell'eventualità, il primo che arriva a 60. Sarebbe sufficiente entrare nel castello col pallino. Anche due soli punti, si passerebbe la coppia successiva. E forse ce la fa, sì, due punti, arriva a 61 e si aggiudica la prima frazione e i due punti. Termina qui anche la mia telecronaca, ringrazio gli amici sportivi per la pazienza, e d'altra parte questo passava il convento, adesso lasciamo la telecronaca ai professionisti. Grazie ancora e buona continuazione.